Allora ragazzi, intanto vabbè, buongiorno a tutti, buon sabato, eccetera eccetera. Lasciamo perdere per un attimo i convenevoli, che perché sinceramente mi stanno girando le palle a 200 km/h. Non mi venite mai più a dire che la classe arbitraria o arbitrale, come cazzo si dice, d'Italia è la migliore d'Europa, perché sennò veramente vi prendo a testate. Io mi sento veramente derubato dalla possibilità di far giocare il mio giocatore migliore nella partita contro il Napoli, perché ci sono usate semplicemente due pesi e due misure. Allora, per la stessa identica e ripeto identica situazione di gioco, vale a dire rovesciata, un gesto tecnico atletico eccezionale che ci hanno castrato con una munizione. Su questo gesto atletico bellissimo sono usati due pesi e due misure. Allora, nella partita Lecce Salernitana, praticamente a Mazzocchi, nella stessa identica situazione, cioè una rovesciata che ha spaccato la faccia, se non ricordo male, di Francesco, non c'è stato nessun tipo di provvedimento, nessun tipo di provvedimento. Mentre nella partita, come tutti noi sappiamo, dove Leao ha fatto la rovesciata, praticamente è stato ammonito addirittura. Ma non solo è stato ammonito e basta, perché di solito gli arbitri usano un po' di, come dire, di quella cosa che magari se uno è già stato ammonito, magari prima di buttarlo fuori ci pensano un attimino di più. Invece no, nel caso di Leao, che era già stato ammonito per un fallo che non era neanche quello da ammonizione, perché quel fallo non era da ammonizione, lui si è fatto largo con il braccio e con la scenata che ha fatto il difensore, bravo a fare l'attore il difensore, praticamente è stato ammonito anche nella prima occasione. Quindi se già è il giocatore ammonito, sta facendo un intervento che non è né da giallo, ma non è neanche una punizione, almeno abbi l'accortezza di dare solo la punizione, non tirare fuori anche il giallo e la conseguente espulsione. Quindi sono veramente incazzato, perché cioè io non voglio credere alla malafede, ma credo assolutamente nell'incompetenza. Ovviamente non è sempre così, fortunatamente, ma credo che questa sia un chiaro evidente errore per incompetenza, perché doveri nella partita Salernitana Lecce o Lecce Salernitana, adesso sono veramente incazzato che neanche me lo ricordo, non dà neanche la punizione o il giallo, mentre nella partita nell'occasione della rovesciata di Leao dà il giallo. Per cui voglio dire, mi sembra veramente una presa per il culo per la gente che va allo stadio a vedere le partite, per quelli che come me pagano tutti i tipi di abbonamenti possibili per vedere le partite e si trovano davanti a queste ingiustizie. Niente, vabbè, non vado oltre, perché potrei esagerare sia nel linguaggio che negli insulti verso questi arbitri, che veramente mi stanno facendo incazzare come una bestia, perché al di là degli errori macroscopici che fanno, sono anche veramente arroganti. Ultimamente sono arroganti, non so chi cazzo si credono di essere, perché hanno il fischietto in bocca e a volte io il fischietto glielo infilerei su per il culo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani sera in live, salvo qualche altro video di aggiornamenti o cose varie. Vado al lavoro, ragazzi. Ciao.